andata davanti. Beh, roba da equilibristi, da giocolieri si dirà, no? A volte le cose vanno, funzionano, tutto gira bene, e altre volte tutto crolla o precipita. Ma non sarà che il segreto sta davvero nel giocare? Allora giochiamo. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only... Questa è la mia azienda. Sono l'unico produttore italiano di attrezzi professionali per giocolieri. Facciamo dalle palline più semplici, riempite con semi di miglio, a prodotti un po' più specifici, frutto della mia esperienza in questi anni di viaggi e a contatto con artisti di tutto il mondo. E questa è la produzione. Qua abbiamo le presse ad iniezione con i quali stampiamo tutti i componenti degli attrezzi e vari macchinari, anche questi di nostra invenzione, per risolvere alcune problematiche o assemblare degli attrezzi. Mio padre, Giuseppe. Da bambino andavamo alle fiere in giro, tutto quello che vedeva, poi mi piace questo qua, tutto, perché lui voleva creare, voleva fare. Qui nel reparto di assemblaggio, Marianna e Nicoletta preparano i prodotti e approntano gli ordini in evasione. Lui viene spesso, controlla spesso, prima che escono le cose controlla la qualità, e in questo è molto pignolo. Poi è lui che comunque, prima di iniziare a vendere un prodotto, viene e ci fa vedere come deve essere montato, come deve essere preparato. È un amico, Davide, più che un capo, ecco. Qui potete vedere la macchina che riempie le palline dei famosi semi di miglio di cui vi parlavo prima, un'attrezzatura che abbiamo sviluppato noi. Questa è proprio parte integrante del nostro lavoro, al di là del creare il prodotto, le attrezzature necessarie per realizzarle. Allora, come stai? Benissimo, te? Bene? Dai, benissimo. Cafferino? Sì, sì. Dai, andiamo. C'ho una nuova versione di clave, uguali a quelle che tu conosci esteticamente, ma ho trovato che mi fa l'anima, invece che in plastica flessibile, come sempre, fibra di vetro. Io conosco Davide da 10 anni, siamo collaboratori. Lui non sta sperando che i suoi attrezzi sono i migliori. Sono il migliore, e anche quando io vado a vendere le sue cose, anch'io sono convinto che sono il migliore. Così viene facile di vendere. È facile di vendere i prodotti di Davide, perché sono top, sono perfetti. Perfetti no, ma questo è il problema. Non sono mai perfetti per Davide, mai. Secondo me è una figata, però vanno provate. È strano. Sì. Prima facevamo un sacco di flauti che davamo a tutte le scuole, e nel giro di 3 anni la quantità è crollata da mezzo milione di pezzi a 50.000 pezzi. Quando Davide mi ha fatto intuire questa possibilità, senza Davide non avrei fatto niente, perché le clave, se non le sai usare, non le puoi fare. Avere mio padre che ha innanzitutto iniziato l'impresa e poi mi ha lasciato la più totale libertà nel corso degli anni affinché avvenisse questa trasformazione e questa esplorazione di mercati e nuove opportunità, è stato fondamentale. Telefona tra 20 anni. È difficile credere nelle idee nuove dei giovani. Poi io ho tanti amici che sono imprenditori, che hanno i figli e non li vogliono in azienda, e dopo mi dicono: ma te sei invidiabile perché tu hai Davide, ma tu hai figli, perché non gli dai la possibilità? Perché non bisogna dare la possibilità di tirar fuori quello che hanno. Quindi un ragazzo a 20 anni deve andare a camminare con le proprie gambe in giro, vedere cosa c'è. Non ti preoccupare di tempo per cambiare, ce n'è. Davide Castano!
Antonio è qui con noi. Ciao. Davide, benvenuto. Grazie. Dunque, dicevo, ma non sarà che il segreto sta nel giocare? È così? Sicuramente, aiuta, alleggerisce un po' da quelle che sono le responsabilità, perché quale che sia il lavoro, le responsabilità ti fanno sentire, insomma, sobbarcato dal peso delle decisioni, delle cose, e il gioco aiuta. Senti, la tua giocosa azienda è la prima in Italia, ma anche nel mondo, è una nostra eccellenza, no? Per quanto riguarda, perché tu inventi delle cose e dei giochi, appunto, come abbiamo appena visto da te, ma come ci sei arrivata a tutto questo? Cioè, come ti è venuto in mente? Farò gli attrezzi per i giocolieri? Beh, ho iniziato appassionandomi alla giocoleria, quindi alle arti circensi, quando studiavo all'università. E poi ho viaggiato tanto. Ho avuto appunto la fortuna, come avete potuto vedere nel filmato, di avere un padre eccezionale che mi ha sempre lasciato la più totale libertà di azione e movimento. Quindi, viaggiando, ho raccolto un sacco di informazioni, mi sono appassionato sempre di più a questo mondo, anche all'aspetto artistico del circo e della giocoleria, quindi a entrarci proprio dall'interno. Cioè, dall'interno vuol dire che tu... E quindi capire che cosa volevano i giocolieri per essere contenti, le nuove tendenze, i nuovi stili, insomma c'è tutto un discorso sulla giocoleria moderna e sul circo che andrebbe affrontato per spiegare, però diciamo come ogni sport e disciplina gli attrezzi contano e una varietà di attrezzi che sicuramente nessuno si aspetta c'è anche nel mondo del circo. Cioè, tu dicevi mio padre mi ha sempre lasciato una grandissima libertà, mio padre è sempre stato dalla mia parte, traduco in sì. Fondo, però immagino che non sia stato facile poi assecondare anche questa tua passione del tutto nuova, visto che in Italia quanti siete? No, siamo gli unici in Italia, certo, sì. Ci sei solo tu, no? Sì. Quindi tuo papà, cioè tu come hai avuto, se vuoi anche la forza, no, di osare non solo sulla tua pelle, ma di rischiare su un'azienda che era quella del tuo papà? Allora, è stato un processo molto lento e progressivo, quindi non è stato un salto nel buio. Io, accompagnandolo alle fiere, ho iniziato, perché parlavo inglese prima ancora di iniziare a lavorare con lui, ho capito, ho visto che c'erano opportunità in questo campo. In Francia, per esempio, la giocoleria è insegnata nelle scuole. È molto normale fare un corso di giocoleria e affrontarla come materia didattica. E finché non lo sapevo, non me lo sarei mai aspettato. Ho visto delle potenzialità. E comunque questa trasformazione è stata fatta nel corso degli anni. Abbiamo anche attraversato periodi difficilissimi. Convincerlo no, perché mio padre, non so se si evince dal filmato, ma è proprio un cuore d'oro, quindi molto generoso e soprattutto super positivo. Quindi la sua frase tipica è: l'importante è fare, poi dagli errori si impara, però l'unico vero errore è non fare. Questo è un applauso a Giuseppe, caro Giuseppe, sì, caro papà Giuseppe, sì. Tutto per te. Assolutamente. Certo, fare fino al punto di stravolgere quella che era un'azienda che per quanto si è detto fosse in un momento difficile, però seguire totalmente questa idea anche folle di un figlio che gira il mondo, non si ferma, conosce l'arte, circense e non solo, ma tu ti sei anche un po' mosso, sei anche stato un po' un artista di strada? Artista di strada no, però ho passato degli anni allenandomi abbastanza costantemente. La giocoleria può essere un'ottima attività ricreativa, c'è chi torna a casa dal lavoro e suona la chitarra e c'è chi prende in mano delle palline, degli attrezzi e si allena. Senti, hai visto che non ho fatto cadere neanche una volta? Sei stata bravissima. Ero convinta che sarebbe precipitato e me la sarei data in testa. Ancora mezz'ora e arriviamo a tre. No, che sarebbe è impossibile. Il minimo. No, no, è facilissimo. Il minimo è tre. Certo. Io ho fatto il minimo del minimo con due. Quindi però, bisogna arrivare a tre. Tu a quanto arrivi? Io a cinque, a malapena. Le tengo un po' a cinque. Sì? Però sì. Vogliamo vederle in azione, scusate. Allora, uno che si inventa tutto questo. È una. È due. Tre. Ebbene, cominciamo con Senti, tre. Senti, è pericoloso se resto qui o no? No, okay, tranquilla, allora sono anche molto morbide. Allora, facciamo due riscaldamentini, ma queste niente di che. Queste le inventate tu? Oppa. Sì, queste sono palline abbastanza generiche, riempite di semi, quelle di cui parlavamo nel filmato. Ma io devo chiedere pubblicamente scusa a tutti i giocolieri del mondo che mi stanno vedendo in questo momento. Senti, mal rappresentati. Però
Qualcosa si fa. Dai, due giri con cinque. Due giri con cinque, eh? Esageriamo, sì. Qui non ci si ferma. No, non ci si ferma mai. Via. No, oltretutto ci sono anch'io che ti... guarda, adesso che non ho detto niente, sei partito, non ti ferma più. Con cinque, Davide Cattaneo. Devo dirti che, beh, insomma, a me fa un grande effetto, no, questo, dalla strada, o comunque, no, da un mondo così, a un'impresa. L'hai detto da subito, quando ti ho detto il segreto sta nel giocare, mi hai detto sì. Sì. Pur avendo l'impegno di un'impresa. Tu quanti anni hai? 36. Ho iniziato a 21. E mio padre è l'esempio del coraggio italiano, l'imprenditore. Si è messo in proprio a più di 50 anni, senza delle vere e proprie competenze manageriali. Quindi abbiamo imparato il lavoro insieme e, al di là dell'argomento, abbiamo quindi dovuto imparare a gestire un'azienda. Quindi anche come papà, con il proprio rapporto padre-figlio è cambiato tutto. Siamo... cioè quando impari insieme, no? Quando non c'è un tempo in cui uno insegna a te, il più grande, ma insieme, grande e piccolo. Abbiamo fatto tutto insieme, sì, sì, sì. Io non sono assolutamente solo in questo, cioè qua c'è la mia creatività e la mia passione, ma da solo non avrei fatto nulla, cioè... Senti, volevo intanto cercavo qualcuno a cui far provare il tutto. Senti, Max, tieni, una, due, il minimo è tre? Vai, dai, un'altra, vai. Terza, Max. Allora, mentre tu tenti tutto questo, se Alessia ci dà una mano col microfono, così ti chiediamo anche delle cose. Prova, vai. Senti, Max, lui, Davide, ci... No, vabbè, cioè... Prossima puntata, lezione. Di meglio gioco, io. Sì, meglio io. Finora, nonostante finora due... molto meglio tu. Mi spiace, Max. Finora. Però Max ci porta anche a questo, cioè un papà, il papà di Davide che asseconda e anzi reinventa se stesso, la sua vita e il suo lavoro seguendo il figlio. E un figlio, Max, che invece segue il suo papà, perché tu fai lo stesso lavoro del tuo papà. Io vorrei così, un po' per presentarti, dare dei numeri. Due lauree. 85, la linea dell'autobus dove tu sei il conducente. Questi sono i tuoi numeri, Max, e un lavoro che è lo stesso di tuo papà. Perché? Perché in Italia, come sappiamo, non c'è molta mobilità sociale. Di solito i figli fanno lo stesso lavoro del papà, di solito, perlomeno per le classi sociali più, diciamo, medie o sottomediate. E anche volendo cambiare ci si scontra con delle problematiche legate alla cultura, all'antropologia del paese, anche alle problematiche economiche per aprirsi un'attività, per cambiare anche rispetto a quello che si è visto dentro casa. Però tu, Max, però si può fare. Sei arrivato si può a fare il conducente, sì, di autobus tramite, immagino, attraverso un concorso, no? Sì, sì, sì. Quindi comunque c'è stata una scelta. Oltretutto, guardatelo lì, qui ti vediamo sul tuo 85, siamo a Roma. Se lo incontrate, sappiate che è lui, il nostro Max. E... quindi avresti potuto scegliere anche altro. Oltretutto, uno che si laurea due volte, no? Fa ipotizzare che voglia giocarsi più carte possibili. Scegli quello del tuo papà anche perché in qualche modo era rassicurante, cioè hai avuto un papà, non so. Dunque, lo dico semplicemente, nel senso, nel 97 quando sono entrato all'ADAC, perché io lavoro all'ADAC come autista, non c'avevo le lauree perché mi ero fermato al diploma. Ho cominciato a studiare da autista a 33 anni, ho preso le due lauree, in mezzo ho preso anche un master, tra le due lauree, proprio perché voglio fare altro. Che, cioè, vuoi fare da grande? Beh, mi piacerebbe lavorare come consulente aziendale, perché io ho fatto un master in gestione del personale all'Università di Tor Vergata e vorrei cambiare, perché è importante ripartire come ha fatto il papà di Davide, che a 50 anni si è reinventato, come diceva lui, no? Affidandosi oltretutto al figlio. Ed è molto importante questa cosa. Perché Max, scusa, perché sì, non dimmi. Molli tutto e te la giochi? Perché un po' sconto questa cultura che ho vissuto dentro casa, legata comunque al posto fisso, alla sicurezza, al che ti metti a fare, dove vai. Però sono sicuro dentro di me che non farò l'autista a vita. Non farò l'autista a vita. Davide, che pensi di Max e del suo percorso? Penso che non farà l'autista a vita, di sicuro. Non farà neanche il giocoliere, di non sicuro. Farà, forse, sì. Però potrebbe essere una buona alternativa, divertente. Tra l'altro ne vedo molti per strada, ne vedo tantissimi, magari qualcuno c'ha i tuoi prodotti. Chiaro, in Italia di sicuro, ma anche all'estero, figurati. In un paese come il nostro, per esempio, vedo l'esempio di mio padre e lo trasporto all'Italia e dico, se chi ci governa avesse un po' più di questo spirito del buon padre di famiglia, fosse un po' più generoso e mettesse un po' i giovani in condizione di sfruttare le proprie potenzialità e di entrare facilmente nel mondo del lavoro,
Noi giovani siamo i primi ad avere il talento per farlo e a sentirci anche responsabili e cercare di farlo al meglio, però abbiamo bisogno delle condizioni per farlo e abbiamo attraversato anni difficilissimi con grandi difficoltà. Io mi godo i risultati di questo lavoro da 3-4 anni. Quindi dopo quanto tempo che abbiamo iniziato? Insomma, abbiamo iniziato a vedere la luce, diciamo così, dopo più di 10 anni dall'inizio. In questi 10 anni perché non vi siete mai fermati, non avete pensato di chiudere tutto? Perché non è una prerogativa dei Cattaneo, a quanto pare, in quanto non, anche le disgrazie abbastanza brutte che ci sono successe dal punto di vista economico sono state superate con l'unità in famiglia e la voglia di fare. Voi ci credete davvero che abbiamo tutta la vita davanti? Sì, assolutamente. Sentiamo Marta. Io ho 28 anni, sono abbastanza giovane. Vedo che sempre più ragazzi si impegnano a seguire il lavoro dei propri genitori perché questa oggi è diventata una risorsa. Secondo me noi dobbiamo pensare anche a chi quell'idea non ce l'ha, perché il lavoro è un diritto, non è necessariamente qualcosa che allora tu sei il più bravo, il più intelligente e allora solo in quel caso ce l'hai. Chiaro, ma io la penso così. Davide, intanto non pensavo avresti scatenato tutto questo. Va bene, però... benissimo. Però mi sembra che tu ci sguazzi bene tutto questo. Allora, ci sono varie cose. Tu sei fortunato, vabbè, sei fortunato, intanto Andrea si prende anche un microfono. Tu sei fortunato, però c'era anche il talento. Sì, ho anche lasciato gli studi e fatto questa scelta. Cioè, te la sei rischiata? Ma ce la siamo rischiata un po' e tutti in famiglia, ripeto, attraverso grandi difficoltà, e non era così scontato che sarebbe andata a finire bene. Chi scommetteva su un'azienda che produce attrezzi professionali per giocolieri? Nessuno. Beh, una scommessa. Ci sono voluti 10 anni. Però lei ha perfettamente ragione e si collega un po' a quello che stavo dicendo prima. Io ho tantissimi amici in gamba, laureati, eccetera, che fanno i più disparati lavori per campare ed è molto difficile per loro entrare nel mondo del lavoro alle condizioni attuali. Bisogna modernizzarsi, secondo me. Una delle cose belle di questa forzata globalizzazione che c'è stata negli ultimi anni sono le opportunità. È vero, lo Stato italiano magari non aiuta molto, ma anche i giovani secondo me dovrebbero aprire i loro orizzonti, perché anche all'estero ci sono tantissime opportunità che spesso non quindi vengono. Quindi bisogna andare via? Quindi dobbiamo andare andiamo, via? Andiamo, andate e poi torniamo. Tutti andiamo, via. Facciamo esperienza e poi torniamo. Ci sono paesi, altre culture in cui si finisce di studiare, si fa 2 o 3 anni all'estero e poi si torna a casa con un bagaglio molto più grande. Quindi la soluzione è questa, andarsene Andrea? Andare, fare i giri fa bene. A me è venuta in mente una metafora, si parla di giocoleria, la giocoleria secondo me rappresenta l'immaginazione, il sogno, che è proprio quello che manca agli italiani, ai giovani. Si parla di iniziare un'attività, io ho mio fratello che si è laureato in giurisprudenza, pensa, sta iniziando un'attività, cerca di iniziare un'attività, ma con ovviamente la tassazione, i problemi anche di finanziamenti pubblici che non arrivano, è difficile poter iniziare un'attività. Ed ecco che c'è la fuga verso l'estero che però non realizza un sogno, è sì un mezzo, uno strumento. È una fuga, in quanto tale non è una cosa migliore. È un cercare qualcosa altrove, certo. Ma perché io non posso cercarla e trovarla qui in Italia? Perché le condizioni al momento non sono ottimali, ma è questo, questo paese non sta investendo in cultura, è la cultura che manca, perché va bene che è un periodo difficile, tiriamo la cinghia, paghiamo più tasse, e vabbè, però io ti dico, fortunato, mi sta andando bene, faccio fatica, ci sono dei mesi in cui faccio fatica a pagare tutte le tasse, eccetera, e in cambio non vedo un riscontro. Io lavoro all'estero, mi va bene, lavoro in tutto il mondo, viaggio, bello lì, però è difficile comunque, quindi mi chiedo come si fa a cominciare, se è difficile per chi ha già qualcosa che funziona. C'è Francesca che voleva dire la sua. Ciao. Io ho una visione un po' diversa della cosa, nel senso che ci sono tante persone, diciamo, che hanno investito in una propria impresa, insomma artigiani che si sono costruiti un mestiere, che l'hanno fatto con 50 anni di sacrifici e che vedono sfumare questa impresa proprio perché non c'è la volontà da parte di alcuni giovani di dare continuità, proprio perché c'è in Italia forse ancora una classificazione di mestieri di serie A e di serie B, cioè la laurea rappresenta comunque un traguardo ancora adesso importante. Scusa, ma uno che ha 2 lauree qui, anche un master, no? Il discorso è questo: ogni paese
ogni economia ricca e sviluppa un tipo di cultura per la quale i lavori socialmente meno buoni o considerati meno tali vengono un po' messi all'angolo. Succede in tutti i paesi occidentali. Il punto è che in Italia purtroppo non abbiamo ancora le competenze, la preparazione adatte per lasciare quei lavori. Cioè in Italia molti giovani, cioè, e non, anche molti molto più grandi, diciamo, come sono io, aspiriamo a fare qualcosa di buono, di socialmente elevato, senza avere le competenze e l'esperienza diretta necessarie. Cosa che invece negli altri paesi non avviene. Non esistono lavori di serie A e di serie B, cioè questa è una cosa fuori dal comune. È una condizione soggettiva nel Andrea, reputare. Andrea, tu faresti davvero fare il contadino è un mestiere per di serie te, A. Andrea, per te? E io non mi posso accontentare di dover fare un mestiere che non è la mia aspirazione. Io Guarda, Andrea, investo soldi, la mia famiglia investe soldi. Ti rispondo per poter... Andrea, ti dico una cosa, io sto all'ADAC, giusto? Allora, nel concorso del 97 dovevano entrare 400 persone, si presentarono, se non sbaglio, qualche migliaio di persone. Negli ultimi concorsi, fatti 2-3 anni fa, quindi solo con una differenza di 14 o 15 anni, le persone presentate rispetto alle domande sono con un rapporto di 1-1, cioè 400 posti, 400-500 domande. Cioè la gente non vuole venire a fare l'autista, no, perché ti alzi la mattina alle 3, perché sì, perché sabato e domenica lavori, mediamente la gente certi lavori li rifiuta, ma legittimamente, dico io, per certi aspetti, solo che poi non ti vuoi lamentare. No, lo sai perché non accetto questo? Perché invece è esattamente il contrario. Non sono d'accordo, perché invece se va a vedere, ora non so specificatamente all'ATAC, ma vai a vedere invece in tutte le altre tipi di aziende, in tutti i tipi di lavoro che dici tu, dove non serve un titolo di studio, quale la laurea, si presentano tutti. Tutti laureati, e addirittura anche a quelli dove non c'è concorso, ma c'è soltanto il colloquio motivazionale, piuttosto che tutta una serie di selezioni psicologiche e non, attitudini fisiche e non, ti scartano perché sei troppo qualificato e sarebbe frustrante per te quel lavoro e di conseguenza non serviresti all'azienda. E non solo, il selezionatore crede che nel momento in cui tu trovi qualcosa di meglio, vada via. Quindi preferiscono investire su chi il titolo non ce l'ha, su chi ha magari la voglia di avere il posto fisso e di rimanere così, e poi ti indicano come chiusi. Questo non è giusto. Allora sentiamo anche Alessia. Nel frattempo, caro Davide, io sto massacrando la tua pallina, che per me sta diventando un antistress dato, va bene lo stesso? È fatta apposta. Ok, era continuo. Alessia, una cosa che ti volevo chiedere, sempre per essere fuori dagli schemi, io poi non mi sono neanche laureato, ho lasciato la fine, crisi di coscienza, sono partita, eccetera, eccetera. Parlavi prima di dover imparare un mestiere che è quello dell'imprenditore, perché non avevate studiato, quando invece oggi ci sono tanti giovani laureati, e questo diventerà impopolare nel dirlo, però si pensa che quello che ti viene dato di preconfezionato all'università sia la chiave giusta per aprire. Allora ti chiedo, quanto vale il modello appreso nella grande università prestigiosa su come si fa l'imprenditore, e quanto vale l'esperienza? Cioè, hai dovuto studiare quel tipo di modelli, o è più la passione, forse, il toccare con mano? Serve che ancora fa? Il pezzo di carta? Mi è toccato. Io non mi sono laureato, ma ho avuto bisogno di fare corsi serali su amministrazione e controllo di gestione, a prendere un consulente che per 6 mesi mi ha seguito. È importante, è fondamentale avere gli strumenti. Però se mai li applichi o cominci ad applicarli a 30 anni, quando magari in altri paesi è già da 20 che lavori, e quindi è già un bagaglio pratico, anche di lavori che non c'entrano niente, ma comunque contatto diretto con un mondo del lavoro, quanto eterogeneo vuoi che sia, però comunque lavoro, è diverso. Teoria e pratica hanno a che fare, ma sono, cioè, è una cosa talmente eterogenea in sé il discorso, che è impossibile generalizzare. Sembra un circolo chiuso, eppure per te invece si è aperto, l'hai aperto, tuo papà ti ha seguito. Quindi, sì, per salutarci, sì, come se ne esce? Come se ne esce? Con un sorriso e lo spirito positivo, per forza, perché tanto essere pessimisti non aiuta e non risolve il problema. Aspettare che le soluzioni cadano dal cielo, nemmeno, almeno basta crederci, no? Grazie Davide. Grazie. Questi che fai, te li riprendi? Queste sono tue, regalo. Sì, vabbè, la prossima stata così volta. Brava. Con te non ce la faccio. Grazie Davide. Grazie. 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 Ciao Davide. Grazie a tutti. Un'eroina, perché io penso una donna che va avanti in questa azienda di tipo maschile
è un po' particolare. Molte persone rimangono stupite, che dicono com'è che ha una datore di lavoro donna. Quando c'è stato il cambio della dirigenza, sì, ero un po' scettico, magari una figura femminile nel nostro ambiente, non sapevo come sarebbe potuta andare a finire. Un'eroina, una che nel nostro ambiente, ma che faccia un'eroina quella di Anna Rizzo, benvenuta Anna, grazie per essere qui con noi, una che sfida un mondo di giudizi e pregiudizi maschili come abbiamo sentito. Perché scendi e ti immergi in un'azienda maschile? Tu sei un'imprenditrice. Sì. Ma diciamo quello di avventurarmi in questa sfida è stata un po' una scelta quasi dovuta. A chi? Ma a me stessa, quello che era stata questa attività per mio padre, un'attività che ormai c'era da 40 anni. E quando a un certo punto l'evento ha fatto in modo, cioè ha causato questa perdita, ci siamo trovati di fronte a una scelta: se chiudere un'attività. Noi produciamo dei prodotti e li esportiamo in quasi tutto il mondo. Vi siete trovati tu? E allora, te, noi siamo cinque fratelli, ma i miei fratelli anche sono imprenditori, e quando è successo il momento di scegliere, loro hanno fatto la scelta di tirarsi fuori dall'azienda. Loro si sono tirati fuori, tu invece ti immergi con tutta te stessa. Sì. Con il tuo papà non ne parlavate mai del futuro dell'azienda? Cioè sono cose a cui uno non pensa? Oppure ci sono state delle cose che vi siete detti? Ma generalmente non si pensa mai che da un giorno a un altro uno può venire a mancare. Soltanto 5-6 mesi prima del fatto della disgrazia, lui parlando un giorno mi disse: tu qualsiasi cosa dovesse succedere, non vendere l'azienda e non mettere in mezzo alla strada questi ragazzi che hanno lavorato per noi da tanti anni. Noi abbiamo delle persone, io nella mia azienda ci sono persone che lavorano da circa 30 anni. Adesso andiamo a conoscerle un po', di quelle facce che abbiamo solo intravisto, però una grande responsabilità, te la prendi tutta. E qualcuno diceva: come sarà avere una donna come capo in questa azienda? Come andrà a finire? Andiamo a vedere come è andata a finire. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Buongiorno. Shower and the blood starts pumping out on the street. Buongiorno ragazzi. Jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Questo è il nuovo disegno che deve essere mandato su in stamperia. Mi chiamo Annibale Migliori, sono stato assunto nel settembre 1979 e sono stato chiamato a fare i disegni. Il signor Rizzo faceva, diciamo, tutto. È scomparsa una persona che ha dato l'anima all'azienda. Quando è morto io non ho pensato che l'azienda potesse chiudere. La signora Anna, essendo, diciamo, una donna, non sapevamo a che cosa andavamo incontro, però diciamo con me, con il capo officina e con il resto dei altri ragazzi che sono venuti con noi, abbiamo affrontato questa impresa. Sono un eroe perché lotto tutte le ore, sono un eroe perché combatto per la pensione, sono un eroe perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Sono l'ultimo assunto e il più giovane. Già che non riusciamo a stare in piedi noi in confronto a altre aziende che chiudono, e dobbiamo ringraziare la signora, il mio datore di lavoro, che riesce ancora a fare stare in piedi questa azienda, perché se non è lei che fa rimanere in presa questa azienda, noi chiudiamo pure noi. È capitato spessissimo che quando ci sono stati dei momenti dove bisognava sbrigarsi ad evadere gli ordini, anche diciamo così, nei momenti dove il lavoro era veramente a degli ottimi livelli, ho anche io imbustato i galleggianti, messi nelle scatole. Il montaggio mi rifiuto assolutamente, quello è compito loro. Diciamo che i fatti hanno dato ragione alla signora. Io in questo periodo di crisi mi ritengo fortunato. Sono la figlia di Anna. Ho 24 anni
e lavoro in azienda da circa 2 anni. Lei è molto seria, non è la classica persona scherzosa che ti fa battute, è molto impostata, ha lo stesso carattere che può avere un uomo, un dirigente. E mio nonno al femminile, uguale. Mia madre ha continuato un suo sogno, a differenza di fratelli che diciamo che non hanno avuto la passione comunque che ha avuto lei. Cioè non pensavano che lei arrivasse a tutto ciò. Non credevano neanche nel futuro dell'azienda. Il rapporto mio e suo, diciamo, è il classico fra madre e figlia, comunque si litiga e molte volte purtroppo va anche a ripercuotersi nel lavoro oppure dal lavoro a casa. Vorrei prendere il suo posto un giorno, ma non so se avrò le capacità sue, perché come lei veramente ce ne sono poche. Non me lo aspettavo. No, no. Qual è la cosa che ti sorprende di più? Ma guarda, devo dire la verità, mi ha emozionato un po' tutti, perché sì, penso che i miei dipendenti abbiano stima, però sentirli così parlare, beh, ma come, perfetto. Come hai fatto a conquistarteli, no? Perché uno di loro dice, arrivava una donna, non sapevamo cosa aspettarci, cioè tipo no, un alieno, no, una infatti. Donna. Cioè comunque avevano timore, perché il fatto che tu fossi una donna probabilmente ti rendeva meno credibile? Sicuramente in un settore che è prettamente maschile. Ah, oltretutto grazie, mi hai portato un presente. Ah, sì, questo è uno dei piccolini. Non è un attrezzo di Davide Cattaneo, ma è un galleggiante. No. Grazie, io sono Pedoni, sì. A Cavaldonato, siamo felici. Ma noi sì. Devo dire che oltre ad essere un settore prettamente maschile, effettivamente non c'erano figure di donne al timone di questo tipo di attività. Io credo di essere riuscita di riuscire nel mio lavoro, perché per prima cosa lavoro molto in team, molto in squadra. Adesso qui si sono visti alcuni dei miei dipendenti, siamo di più, però cerco sempre di confrontarmi, specialmente quando ci sono decisioni importanti da prendere. Io al momento di fare questo, perché noi ci siamo trasferiti dall'azienda paterna, l'azienda che era quella di mio padre, al momento in cui io ho deciso di portare avanti l'attività, ho portato avanti l'attività, ma ho lasciato l'immobile, pertanto ho iniziato un percorso nuovo. Io nel giro di 6 mesi avevo l'impegno di dover lasciare la vecchia sede e non è stata facile, anche perché affrontavo questo passaggio senza soldi, non avevo la disponibilità finanziaria sufficiente per fare un passo così importante. Un'eredità pesante da tutti i punti di vista, però un'eredità bella da tutto quello che abbiamo sentito, una bella conquista. Io volevo un po' ascoltare anche voi, no? Perché non so se certe parole non vi hanno fatto un po' effetto. Marta, arrivava una donna in un mondo così, no? Che uno immagina chissà che mondo possa essere, un mondo effettivamente sicuramente un lavoro un po' più da uomini. Che ne pensi tu? Allora, io penso, se ne parlava anche prima tra noi ragazze, penso che le donne oggi sono sottoposte a tantissime pressioni in ambito lavorativo e purtroppo devono accettare compromessi che agli uomini non sono richiesti, cioè? Per esempio ai colloqui spesso, anche se voglio ricordarlo pubblicamente, non è legale, ci viene chiesto se pensiamo di rimanere incinte, per esempio. Come ma ancora se... oggi ti è capitato davvero, Marta? È capitato a persone che conosco. Aspetta, perché, scusa, integriamo con il racconto di Alessia. A te è capitato? A me è capitato anni fa, capita via via meno, perché sperano che la natura faccia il proprio corso. Al prossimo colloquio risponderò solo in menopausa, non vi preoccupate. Mi sono fatta allacciare le tute. Ma con quale faccia te lo chiedono? Ma ti chiedono guardandoti già, che no, ti vedo, sai quella cosa tipo fotogramma, tipo Fight Club, ti vedono con l'aspirapolvere, una pancia tanta, il mammozzone in testa. E loro che ti devono mantenere. Ma lei convive? No, sono una suora laica.
deciso, ho dato la mia vita a Dio, assolutamente mai conosciuto uomo. Ma lei ha intenzione di sposarsi? Si è sposata? No, faccio parte di una setta femminista, noi in genere li uccidiamo e poi ce li mangiamo. E veramente le fanno queste domande? Succede? Io volevo chiedere ad Anna, poi chiaramente riprendiamo, scusa Marta, che effetto ti fa anche da madre, no? Oltre da donna che gestisce un'azienda e quindi sceglie il proprio personale, ma anche abbiamo visto Raffaella, la tua figlia, sapere che qualcuno le chiederà, scusi, ha intenzione per caso di avere un figlio? Ma io sono molto a favore delle assunzioni femminili, ho 4 donne in azienda, oltre il discorso di mia figlia, pertanto punto molto al discorso donna, non solo perché sono donna, ma credo che senza adesso forse qualche uomo, che noi essendo donne, essendo molto spesso madri, abbiamo una marcia in più nel capire e nel riuscire a lavorare. A volte sembra assurdo, ma tante volte le donne sanno lavorare in gruppo molto meglio degli uomini. Tu dici, sei sicura di questo? Sì, sì, decisamente. Guarda che qua qualcuno... No. C'è un uomo che vuole intervenire, gli diamo il permesso o no? Ci sono, come gli uomini, ci sono anche le donne alle quali piace non condividere il potere, ma non è sempre così. Sì, ci sono donne che riescono tranquillamente a lavorare in team, in squadra. Non si può comunque generalizzare. Il discorso è che io penso che l'Italia rispetto agli altri paesi sia indietro per questo, perché noi siamo ancora alla fase dello stupore, ci stupiamo che ci siano ancora questi pregiudizi, quando invece in altri stati, in altri paesi più civili del nostro, c'è una piena integrazione, si parla di parità di sessi e di quote rosa. Poi però nel caso della signora noto però che si parla comunque di una gestione di un'azienda, di un'amministrazione, di aspetti decisionali, poco di aspetti manuali. Lei assume, ha delle operaie donne all'interno della sua azienda? Aspetti decisionali sono miei, sia che riguardano la produzione, perché l'ultima parola è la mia, perché la responsabilità è la mia, perché se le cose vanno male non si può dividere l'amministrativo dalla produzione o dal commerciale. Io sono a capo dell'azienda come figura e come persona di riferimento, sì, nel bene ma anche nelle difficoltà, perché se le cose non vanno bene l'azienda chiude. Pertanto lei può gestire benissimo anche una beauty farm, non è questione di... Non credo, guarda, allora io credo che fare impresa, l'impresa è degli uomini e delle donne, di chiunque ha il coraggio di fare impresa, perché per essere imprenditori non c'è bisogno, tu puoi avere a tua disposizione qualsiasi cifra, ma se non hai quello che ti serve, se nel tuo DNA non c'è quel qualcosa in più che ti fa diventare un imprenditore, uomo o donna, tu non ci diventerai mai imprenditore. Sì. Perché sembra assurdo, ma è così. Perché è una scelta di vita dettata da quello che hai dentro. Se hai il coraggio, la forza di metterti in gioco e di rischiare sulla tua pelle. C'è una foto. Intanto la vediamo e poi chiederei solo ai signori uomini di rispondere alla domanda. Ecco, che cos'è? Che cos'è? Aiutatemi. È una gru, perfetto. Chi è? Qual è l'uomo che sa guidare, portare, non so come si dice, guidare, manovrare, mettere in moto e far avanzare una gru? Signori, maschi, uno studio a 360 gradi che percorrerò. Signori? Ecco. Non ci credo. Intanto, scusa, come ci arrivi? Cioè, a una gru? Salendo. Ok. Daniela, benvenuta. Ti metti qui un attimo al posto mio? Ti va, vieni. Perché raccontaci un po' di questa storia, no? Come, quanti anni hai, te lo posso chiedere? Sei 34. Giovane? 34. Com'è che a 34 anni, paese Italia, anno 2013, tu decidi di fare la gruista nella vita? Perché c'è poco lavoro, perché ho avuto sempre lavori precari, perché ho voluto... specializzarmi, essere più qualificata in qualcosa e provare ad avere un lavoro in cui ero io, cioè con la mia qualifica, non tanti lavori dove mi barcamenavo a fare un po' di tutto. Cioè, però quindi, siccome, scusa, perché io non sapevo che esistesse, no? Invece cioè, c'è un corso, c'è una... come si, sì, come ci si sono diventa? Dei corsi di formazione, delle scuole di formazione, di centri di formazione e maestranze edili, che preparano a varie qualifiche professionali. E qui ti vediamo all'opera. Sì, questa è la gara che si è tenuta a Milano
al MAD Expo, cioè una come gara... gruista dell'anno. Quindi una gara in che cosa consisteva? E erano due prove, una era di precisione e l'altra era per quanto riguarda la sicurezza, quindi il corretto imbrago dei vari carichi. Però tra tutte le cose, no, in cui uno si può specializzare, come sei arrivata a pensare alla gruista? Beh, in realtà io, cercando su internet dei corsi di specializzazione, avevo trovato un corso di specializzazione in restauro teatrale. Perché tu sei? Io provengo dall'Accademia di Belle Arti, sono una pittrice e quindi volevo fare quello. Quando mi sono presentata alla scuola che dava questi corsi, mi avevano informato che i corsi non c'erano per quanto riguarda il restauro. Però abbiamo una gru. Sì, esatto, ci sono altri corsi come muratore, carpentiere, conduttore scavatorista, conduttore gru a torre, e io non sono voluta tornare a casa a mani vuote. Quindi ho cercato di... mi sono segnata per superare la selezione, perché comunque era un corso retribuito. Quindi vi erano tanti che volevano entrare, quindi ho fatto la selezione, l'ho passata e ho iniziato questo corso che è durato 8 mesi. E da quanto tempo sei? In realtà sono novellina in questo ambiente, perché io ho finito il corso ad aprile, ho fatto lo stage e poi ho iniziato a lavorare. Però un po' di mesi sono passati. Tuo marito, no, quando ha detto farò il conduttore di gru? Sì. Come l'ha presa questa cosa? Chiediamolo a lui. Lo chiediamo a lui. Allora, scusa, ti rubo il microfono. Massimiliano, ma... Buonasera. Cioè, tua moglie... tu che fai? Io, impiantista fotovoltaico solare termico. Ah, vabbè, quindi tu, insomma, ci porti verso il nostro futuro. Speriamo. Verso quello che dovremmo vivere nel nostro futuro. Speriamo. E tua moglie dice, un giorno arriva a casa, cioè, come te l'ha detto? No, vabbè, è stata una scelta che ha ponderato, io l'ho appoggiata e sono orgogliosa di questo. Ma non ti fa strano avere una moglie? No. No, neanche no, un po'? No, affatto, no, perché? Ci credete? Prego. Una piccola domandina. Da parte di? Di Alessandro. Alessandro. Senti, volevo sapere se avevi trovato problemi durante il corso. No? La donna gruista, gli altri uomini, se erano scettici, insomma, su di te. Ecco. Beh, sì. Come ti guardano i maschi quando sali lì? Cose che si possono dire in televisione, chiaramente, sì, noi teniamo da un altro punto di vista. Cioè, quando ti hanno visto. Sono scettici, sono... stanno lì a guardare, stanno aspettando al varco. Cioè, che tu faccia un errore? Sì, che tu faccia un errore, che stanno lì a ripeterti che comunque alla fine non ce la farai, non avrai il lavoro. Però tra i 60 corsisti sono l'unica che l'ha avuto. Allora, scusate, finiamola qui. www.tuttalavitadavanti.la7.it. Che dire di più? Niente, grazie Daniela, grazie Anna. Altra storia, stai... Sì, va bene, ok, raggiungi il posto. Una passione che ti porta a sfidare tutto, compreso un posto sicuro, pur di seguirla. Sono Giuseppe Coppi, ho 35 anni, abito a Turi, un piccolo paese nell'entroterra di Bari, e il mio lavoro è... non lo so. Guardate un attimo voi qui cosa facciamo. Il carradore è, per antonomasia, il costruttore di carri agricoli. Faccio questo mestiere da quando avevo praticamente 10 anni, sono nato e cresciuto tra le botteghe, tra gli artigiani del posto. Mi affacciavo a questa bottega dove c'era l'ultimo carradore di Turi, il caro maestro Albino Angelillo, e io praticamente cercavo di entrare in bottega, mi fermavo sulla soglia lì per ore, stavo ad osservare. Da piccolino, cioè, era il ragazzino curioso, da un giocattolo ne faceva un altro, aveva l'idea chiara di fare quello che voleva. Io l'ho considerato che non è mai stato bambino. Le ruote più grosse che ho mai costruito,
erano molto grandi per evitare troppi sforzi al cavallo. Più la ruota è larga, più era agevole da tirare nei terreni sconnessi. Ci vogliono un paio di mesi per realizzare un carretto del genere. Per quanto riguarda il lavoro, è giusto che uno scelga, ma la scelta si fa almeno su due possibilità. Quando ce n'è una sola bisogna accettarla. E lui, questa, diciamo che l'ha subita da figlio quando andò a lavorare in azienda da lavoratore dipendente. Sono stato contattato all'interno di una multinazionale che costruiva cambi per auto. Diciamo che ho fatto 3 volte il colloquio perché non era mia intenzione fare il dipendente. Ci avevo ben altri grilli per la testa e quindi niente. Il primo colloquio praticamente ho detto a casa che l'avevo fatto, invece in realtà non c'ero andato. Sono stato chiamato ancora una volta e un po' tra le domande così a casa, ma come mai, come non mai, ok, ci ritorno, invece ci stavo andando per la prima volta. Per la terza volta sono stato contattato un anno dopo e mi dissero praticamente che c'era la possibilità all'interno di questa azienda di fondare una piccola officina per manutenzione interna. E lì praticamente un attimino mi sono lasciato corrompere. Non ha perso un attimo, cioè mi ha accontentato, più che io poi mi sono convinto di questo, ma al momento opportuno che lui ha ritenuto di poter decidere di fare quello che lui voleva fare, è venuto la sera dopo che l'ha già fatto dicendomi... Ho deciso di licenziarmi e l'unica cosa che ho detto: ascoltate, se non volete darmi la mano, perlomeno vi prego di non ostacolarmi. E ho cominciato, diciamo, a fondare la prima pietra di quello che vedete qui. Io qui sento di fare tanti lavori, tanti mestieri e ogni giorno non so che cosa mi capiterà di fare. Il diritto al lavoro è qualcosa che viene sancito anche nella Costituzione, però in questo momento sta venendo meno per tanti motivi, perché il lavoro sta cambiando, perché sta cambiando il mercato, perché stanno cambiando tanti aspetti della nostra società. E mi fa sorridere il fatto che si parli ancora di diritti dei lavoratori quando sta venendo meno il diritto al lavoro. Cioè, se il lavoro non c'è, di che diritti stiamo parlando? Domani potremmo anche non lavorare più, poter fare delle altre cose completamente diverse. E anche per questo mi porta un attimino a pensare, quando ascolto tutti quei discorsi in TV, il lavoro fisso, il posto fisso, tra 10 anni la pensione, ma come si fa a pensare a qualcosa che arriverà tra 30 anni, tra 40 anni, se non riusciamo a pensare a quello che succederà tra pochi giorni? Giuseppe Coppi chiude un po' il cerchio anche dei nostri discorsi oggi in TV, raccontandoci che lavoro fai. Non lo so, però mi sembra di poter dire che fa quello che voleva, quello che sogna, sfidando tutte e tutti. Mattia, tu sei tra i più piccoli, lo faresti un lavoro di questo tipo, un lavoro antico, vecchio, il fabbro, il contadino? Penso di non avere le capacità manuali per farlo, però è interessante comunque, però non ho le capacità. E se trovassi un posto fisso? Potresti immaginare di lasciarlo come ha fatto lui perché c'è un'altra cosa che ti chiama? Non penso, no. Non avresti questo coraggio? Penso di no. Perché? Mi auguro di trovarlo un posto fisso, ma non posso dire di avere il coraggio di lasciarlo una volta che ce l'ho, secondo me. Quanti anni hai, Mattia? Ne ho 20. Però no, secondo me non lo avrei. Visti anche i tempi che corrono, onestamente, dire che io, non lo so... onestamente, di dimostrare questo coraggio, cioè, non me la sento, onestamente. Non vedo il perché. E penso che molti come me non lo farebbero, onestamente. Il nostro ventenne Mattia non sfida questo tempo, fatto di precariato e precarietà, e mai dovesse avere un posto fisso, pur rinunciando a delle passioni, se lo terrebbe stretto. Qualcun altro invece ha osato, ha rischiato, ha seguito un sogno e ora, l'avete visto dalla sua faccia, è felice come Giuseppe. Quel che ci siamo detti anche oggi è che Mattia, abbiamo tutta la vita davanti. E abbiamo anche un sito che è tuttalavitadavanti.la7.it. Continuate a stabilire un contatto con noi anche sul nostro sito. Noi ci vediamo la settimana prossima con altre storie. Grazie a tutti. Grazie a voi.